Stasera ho l'onore di avere con me Alessandro Marrone, che è qui con la sua accademia. Ci sono delle opere che hanno fatto i suoi allievi veramente molto molto interessanti. La stilista in capelli Lella Pepe torna a portare l'arte all'interno del suo salone. 15 gli artisti aretini capeggiati dal maestro Alessandro Marrone che espongono le loro opere con una iniziativa dal titolo Allievi in mostra. Ma c'è ancora voglia di imparare l'arte? Devo essere sincero, nella mia piccola flotta che ho selezionato in anni, poi tornano, io penso che l'arte sia una tra le cose che ancora attira e fondamentalmente avvicina la gente a se stessa, che è la cosa più importante. Continuiamo il nostro progetto iniziale, che ogni mese c'è un artista nuovo. E uno diverso dall'altro, voglio dire che Alessandro io lo conosco da tanti anni, mi ha veramente stupito in questa nuova versione, perché io l'ho conosciuto in un'altra versione, ha fatto una crescita bella e forte. Una piccola galleria dedicata alla valorizzazione della bellezza nelle sue varie forme espressive tra arte contemporanea ed estetica. Allievi in mostra propone un percorso tra tante creazioni di un gruppo di aspiranti pittori. Lì c'è il suo bambino e suo papà. Martina, complimenti. Grazie. Veramente molto molto bello. Cioè, è una visione futuristica, perché penso che potrebbe succedere una cosa del genere se continuiamo così con il fatto dell'ambiente. Perché dietro c'è l'uomo con la maschera gas, per il fatto di appunto lo smog e quant'altro. Questo quadro praticamente l'ho ripreso da una foto di un viaggio che ho fatto e mi aveva colpito prima di tutto il posto e poi la scala cromatica, insomma, di questa foto, perché a me piacciono molto le combinazioni di colori. La mostra resterà visitabile all'interno del Salone Lella Pepe gratuitamente fino alla prossima domenica 9 giugno.